Salve a tutti, sono Gianluca Landi e voglio presentarvi oggi, dopo la diretta fatta qualche giorno fa, lo scanner presente in Scortrain. Allora, dico subito che lo scanner andrà nei prossimi giorni, anzi nelle prossime settimane, sempre di più migliorato, ma adesso è già un prodotto eccezionale per fare in live. Tantissimi che l'hanno utilizzato mi stanno dicendo che con questo strumento adesso abbiamo raggiunto il top e si può monitorare le partite, diciamo in tempo reale con tutte le informazioni. Qual è la differenza tra lo scanner Scort e Scortrain tradizionale? Beh, lo scanner fa sempre parte di Scortrain, è sempre presente nei vari abbonamenti, ma serve perché su una riga abbiamo tutte le informazioni live di una determinata partita, in più abbiamo le strategie. Le strategie sono uno straordinario strumento per il live che ci fa vedere delle informazioni che senza sarebbe veramente complesso vedere. Andiamo a vedere subito come funziona lo scanner, le sue funzionalità e andremo anche a spiegare cosa avrà messo in un prossimo futuro molto, insomma, molto prossimo, diciamo così. Subito a vedere lo scanner. Allora, questo è lo scanner, trovate i link di ingresso direttamente dal sito principale di Scortrain. Allora, come funziona? Come vedete, su una riga ci sono tutte le partite che stanno giocando live, che adesso sono 24, e abbiamo tutte le informazioni necessarie. Io prendo la giapponese, questa qua, la giapponese Liga 2. Abbiamo le strategie, che vedremo cosa sono a breve, vedete qua ci sono già il nome, poi abbiamo il minuto, il risultato finale, ovviamente la partita, il campionato, poi abbiamo il risultato HT. Abbiamo il grafico, voi vedete che vicino a ogni partita c'è un grafico, io clicco, mi si apre un piccolo grafico della partita e se clicco me se ne apre un altro, quindi io posso mettere sino a 8-9 grafici contemporanei della partita. Quindi vedete, questi sono due, io ovviamente posso avere un altro schermo, me li metto e posso seguire più partite contemporaneamente con i grafici. Poi abbiamo i punti per game, che dobbiamo ancora sistemare. Abbiamo le quote, vedete, pre-match, l'1x2, il drop di quota è importante perché qui vedo subito se c'è stato un drop di quota. Per esempio, su questo qua, su questo 1, che era partita start 5,50, vedete, positivo se scende, abbiamo un drop del 63%. E vedete? Sta vincendo ormai, insomma, 92 la squadra di casa. Invece il 2, che era 1,40, è salito del 14,29%. Questa è già un'informazione importante che vedete subito qua. Stesso vedete qua. Poi, questo è il mercato under-over, la start, sarebbe la linea del gol, il mercato di partenza 3,50 è andato a 3,75 questo live. Abbiamo l'affidabilità, che metteremo una nuova versione a breve. L'affidabilità è quel valore che trovate negli alert, che funziona alla stragrande, e qui sarà in tempo reale, quindi non più pre-match, ma in tempo reale. Comunque stiamo facendo diverse cose. Poi abbiamo la media goal totale, ho messo, vediamo come le possiamo modificare. I tiri totali in porta, i tiri fuori porta totali, i corner, il GT massimo. Abbiamo il GT in tempo reale, che è questo, il team trend, e poi abbiamo i tiri in porta totali ultimi 10 minuti, tiri in porta, tiri totali vuol dire in porta e fuori porta, tiri in porta ultimi 10, tiri fuori porta ultimi 10. Questi sono molto importanti per capire come stanno giocando le squadre. E poi abbiamo il grafico dell'evento. Io cliccando qui sopra clicco e mi si apre il grafico dell'evento immediatamente e quindi posso andarmi a studiare la partita. Io ho i tiri in porta, vedete, sul grafico i tiri fuori porta e poi c'è la dynamic live e abbiamo tutte le informazioni della partita. Ok? Adesso si è riaggiornato, lo riaggiorno. Quindi adesso vedete, l'ho riaggiornato. Adesso vediamo delle cose interessanti. Qui sopra io posso andarmi a vedere. Allora, prima di cosa abbiamo messo la lista, quindi voi vi potete scegliere le liste che avete. Io ne ho tre e mi posso vedere solamente le partite della mia lista. Lo consiglio soprattutto quando ci sono molte partite. Clicco qui sopra sulla destra e io mi posso scegliere le strategie, le statistiche. Vedete qua? Io mi metto home home, vedete come sta già cambiando. Tolgo l'average totale, metto home e metto away. Poi qui sopra vedete,
mi posso mettere quello che voglio, non voglio l'affidabilità, la tolgo, l'event link, vedete, l'ho fatto sparire, ma ovviamente questo lo lascio, e poi decidete cosa volete, non volete la quota HT, la togliete, non volete l'underover, la togliete, via, non volete i punti per game, togliamolo, e già qua, vedete, ho modificato come io voglio, quindi molto veloce, a breve faremo il profilo, così ognuno si crea il profilo e se lo può rimandare. Il punto forte è questo, cliccate qua, abbiamo i filtri dove voi vi potete selezionare, vedete adesso è attivo l'HT, posso vedere quale partite vedere, dal 16esimo metto il minuto che voglio, tolgo e ritornano. Poi abbiamo l'HT, dobbiamo sistemarlo, abbiamo, vedete, il tempo finale, metto da 57 e il sistema mi fa vedere le partite dal 57esimo minuto in poi. GT Now, io voglio le partite con adesso hanno un GT, dal 73 in su, e vedete ho le partite dal 73 in su GT Now. Voglio il GT massimo di un certo valore, lo metto qua dal 91 in poi, e qui ho il GT massimo che è stato raggiunto dalle varie squadre. Quindi questi filtri, poi andremo a mettere anche i tiri in porta, i tiri fuori porta e tutte le altre cose, andiamo a mettere qui i vari filtri e istantaneamente lo andate a vedere. Poi il pezzo forte sono le strategie. Le strategie cosa sono? Qui mi dà, con l'abbreviazione che vedete qua, le varie strategie. Quindi favorito in casa vincente, home, favorite, winning, draw, pareggio, questa, favorita in trasferta, perdente di due gol, favorite, away, losing, two. Questi diciamo sono i termini inglesi, quindi è facile ricordarselo, home, winning, casa, vincente. Quindi se io sono qua, io cosa suggerisco di mettere? Mi metto quelli che le strategie che per me sono tra virgolette le migliori, quindi la favorita che in casa è in trasferta pareggia e la super favorita, oppure la favorita e super favorita che mi perde in casa o in trasferta, perché a questo punto cercherà di attaccare e di fare in modo di fare gol, e poi mi posso vedere per esempio mettendomi non so gli ultimi 15 minuti che l'Ajax in casa mi sta pareggiando, il Napoli mi sta perdendo in casa 1-0, il Milan sta perdendo in casa 1-0, il Real Madrid, e così vado a vedere subito se quelle squadre lì hanno i parametri perché possa essere segnato un gol. Quindi vado a vedere subito il GT, il grafico del GT, quanto è, i tiri che hanno fatto negli ultimi 10 minuti, mi apro il grafico e la vado a fare, ma così non mi scappa nulla. Quindi per esempio favorito in casa vincente me lo tolgo, tolgo il pareggio, tolgo casa vincente, cioè la casa è quello che è già in vantaggio, quindi lo tolgo, trasferta vincente lo tolgo, favorita in trasferta vincente lo tolgo. Ecco, qui sopra per esempio cosa ho adesso? Ho un super favorito che in casa sta pareggiando, vabbè, è appena iniziato, quindi va bene, il favorite home draw, quindi il favorito in casa pareggia, vedete la quota di partenza 1,53 con un drop, e poi abbiamo questa che è una favorite home losing, cioè questa squadra in casa che è favorita 1,83 sta perdendo 1-0, ecco, questa partita la posso andare a attenzionare, però come vedete, tiri ultimi 10 minuti in porta fuori e tutto è a 0, il GT sì è a 75, quindi questa qua è sta attaccando quella in trasferta, questa qua è da visionare, quindi avete capito come dovete ragionare, media gol in casa 2,83 e 2, e poi questa qua la super favorita in trasferta sta perdendo, ormai la partita è fatta, però vedete qua c'è un drop di quota notevole, quindi questa partita, a parte che è l'Australia FF Cup, vabbè, non si fa proprio, però qui c'è un drop di quota importante, vedete, avete a disposizione tutti questi strumenti che vi fanno capire cosa si può fare. Quindi queste sono le strategie, poi ovviamente io le posso cambiare quando voglio, riclicco qua e dico vabbè, io voglio anche mettermi che il favorito home winning, quello in favorito in casa vince, clicco e mi appaiono, quindi vedete, e lo tocco. Poi potete scegliere la modalità bianca, modalità nera, ci sono le varie lingue, istantaneamente c'è la traduzione, poi l'altro pezzo forte è questo. Io, a parte, ripeto, mi posso scegliere la lista che voglio, quindi sabato non ho tutte le partite, e poi cosa posso fare? Dico, voglio seguire questa, metto il cuoricino, voglio seguire questa qui, e voglio seguire questa, sto mettendo a caso, e queste qua. Ok, a questo punto me le trovo in alto, schiaccio qui sopra dove c'è l'occhio,
me le tolgo e io ho la visione solamente di queste 5 che voglio seguire, così non perdo tempo e il mio sguardo è focalizzato a vedere solamente queste squadre. Qui sto vedendo che negli ultimi 10 minuti non hanno fatto in tiri in porta solamente la prima, questa qui, un tiro in porta e un'altra fuori porta, questa che gioca in casa e basta. E poi adesso il CT, vedete, è comunque ancora abbastanza basso. Quindi questi sono da monitorare. Quindi voglio vedere il grafico, schiaccio grafico dell'evento e me lo vedo da questa parte. Quindi capite bene come lo scanner di ScoreTrend è uno strumento potentissimo che vi permette di tenere sotto controllo tutte le partite direttamente su una riga istantaneamente. A breve ci stiamo già lavorando sopra, avremo la possibilità di aumentare le statistiche sul filtro. Andranno a colorarsi per qualche secondo le statistiche che cambiano, per esempio se qui mi fanno un tiro in porta, due tiri in porta, mi si colorerà, così io vedrò subito con un colpo d'occhio dove sono le statistiche che sono cambiate e poi si potrà andare a mettere le varie notifiche che voglio, in modo che quando c'è una statistica raggiunge il valore che io ho impostato, istantaneamente poi mi arriva un segnale. Questo adesso è lo scanner live, verrà fatto poi lo scanner pre-match per lo studio delle partite pre-match, però ripeto, questo per il momento è un ottimo strumento di studio delle partite live. Chi lo sta utilizzando mi sta dicendo che è tanta roba, ma questo lo sapevo perché l'ho fatto in primis per me e poi per gli altri. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere, chi ha l'abbonamento di ScoreTrend lo può usare tranquillamente per adesso, quindi vedere le varie cose e ripeto, a breve faremo dei miglioramenti. ScoreTrend è al 5%, forse adesso siamo al 7% di sviluppo, andrà notevolmente ad aumentare tutti i giorni, a poi prossimamente arriverà il tennis, gli altri sport e sul calcio avremo tutto e di più. Vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti da Gianluca Landi.